Abbiamo non concluso, ma aperto veramente il convegno, questa esperienza che è stata formativa per chi ha voluto, chi ha potuto partecipare, ma mi ha colpito che fosse rappresentato tutto un po' il territorio della nostra diocesi, della nostra chiesa di Belluno Feltre. E cosa è successo? Ma è successo che c'è chi ha dato il suo contributo e ci ha fatto fare un percorso che ci ha fatto scoprire quello che penso ci stia davvero a cuore, e ci stia davvero a cuore a tutti proprio qui, in questi territori di montagna, e cioè ritrovare il gusto, il senso del vivere, di questo vivere. L'abbiamo recepito così, come un bisogno di ritrovare noi stessi in un rapporto molto più responsabilizzato e responsabilizzante con quella che noi chiamiamo la comunità, comunità a tutti i livelli, la comunità civica, la comunità anche ecclesiale, altre forme di comunità. Quindi questo mi pare sia il grande evento che è successo, ci ha mosso dentro, ci ha fatto capire che quel processo di individualizzazione che è stato tutto il percorso culturale, sociale, politico, anche religioso di questi decenni è un vicolo cieco e dobbiamo ritrovare proprio chi siamo insieme con gli altri. Mi pare che la domanda finale è stata: che cos'è che abbiamo in comune? Siamo qui ad elaborare ciò che dobbiamo riconsegnarci vicendevolmente in comune, perché quello è proprio quello che sta davanti a noi e che assieme dobbiamo raggiungere. Quindi mi sento molto provocato anche così, come segno della nostra chiesa di Belluno Feltre. Non abbiamo prodotto semplicemente un convegno, abbiamo ricevuto e abbiamo percepito anche una chiamata che va oltre, insomma, il nostro da fare e i nostri inviti. Quindi sono anche molto grato a chi l'ha voluto, preparato e curato. Penso che sia importante che in questo momento noi partiamo dalla nostra realtà civile, sociale, ed è indubbio che noi registriamo quotidianamente la fatica di vivere insieme per tutta una serie di motivi. Molti di questi motivi però ci rinviano alla nostra responsabilità personale. Ci lamentiamo sempre, i servizi non funzionano, la politica fa schifo, eccetera, eccetera. Non ci chiediamo mai però qual è la nostra responsabilità, qual è il nostro contributo, qual è il nostro ruolo, il nostro servizio. Poiché la comunità non è un dato di natura che cresce spontaneamente e si fa da sola, ha bisogno che ciascuno di noi ci metta anche un dovere, una responsabilità, la responsabilità di diventare tessitori. Questo mi pare un messaggio importante oggi, che anche come cattolici dobbiamo cercare di mostrare, di testimoniare al nostro ambiente. Tessere con grande pazienza, non con l'insulto o con l'ingiuria, ma con l'argomento, con i valori, con il riferimento a un ragionamento che cerca di persuadere, che cerca di far crescere l'intelligenza critica. Questo è anche, credo, quella che possiamo chiamare l'utopia del regno che Gesù è venuto a portare 2000 anni fa e che non è per niente né passata né tramontata, ci sta tutta davanti. Bisogna che ci crediamo e che ci impegniamo. Il professore Luigi Gui, docente all'Università di Trieste e direttore della scuola di formazione sociopolitica di Padova. Perfetto, bravo Stefano. Okay, via. Ebbene, allora oggi abbiamo affrontato diversi temi. Una questione mi preme in modo particolare: constatare che ciò che eravamo abituati ad andare naturalmente non va più spontaneamente. La realtà che ci circonda, sociale, naturale, di contesto, non è più ovvia. E quindi o assumiamo la responsabilità di costruirla intenzionalmente, oppure non va da sé. La comunità non esiste a priori, ma va costruita. I legami sociali, relazionali, affettivi non vanno da sé, ma vanno nutriti, alimentati, costruiti. Il futuro non è ovvio, ma è il frutto della nostra intenzione, del nostro sforzo, della nostra fatica, del nostro investimento.